Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Made. Come avete visto in anteprima, oggi realizzeremo una canotta molto particolare. È un punto semplice, ma la particolarità sta nel fatto che ho scelto di utilizzare tanti colori, nello specifico 6, che sono derivanti dalla rimanenza dei filati utilizzati in precedenti lavori. Questo tipo di punto, ma anche il modello, si prestano molto bene infatti a essere utilizzati per la realizzazione di una canotta multicolor. Nel frattempo vi do anche le indicazioni di quelle che sono le coordinate che ho utilizzato per la realizzazione. In particolare io ho realizzato una maglia ML della lunghezza totale di circa 50 cm suddivisa in circa 20 cm per il giro manica e 30 cm dalla parte ascellare alla vita. La larghezza è 48 cm. Larghezza che ho dato alla canotta è di circa 48 cm. Questi 48 cm corrispondono all'avvio di 81 catenelle. Ho alzato poi il lavoro per 18 giri per arrivare alla parte ascellare e non l'ho scritto, ma abbiamo alzato invece di 10 giri per quanto riguarda invece la parte che va dallo scollo alla spalla. Come al solito negli ultimi tempi ho preferito indicarvi anche un po' com'è il multiplo e la tipologia di giro che dobbiamo, di sequenza che dobbiamo ripetere. Allora, lavoriamo su un multiplo di 12 più 9, quindi io nel caso specifico di 81 catenelle ho avviato un multiplo di 12 per 6 volte, più 9 fa 81. E come si lavora il multiplo? Innanzitutto dobbiamo iniziare e finire con due maglie altissime. Dopo aver avviato le due maglie altissime dobbiamo fare questa sequenza dove saltiamo due punti, nella terza maglia facciamo due maglie altissime, 2 catenelle e ancora due maglie altissime nello stesso punto, saltiamo una maglia facendo una catenella di separazione, sulla successiva si fa una maglia altissima, ancora una catenella e nelle successive due si fa, questo è il simbolo, una maglia altissima chiusa insieme. Naturalmente dopo vi farò una dimostrazione pratica di come si lavora questo primo giro. Facciamo ancora una catenella di separazione e saltiamo una maglia altissima e una catenella. Questo viene ripetuto per tutte le volte che sono necessarie a raggiungere la metà della circonferenza che abbiamo scelto, dopodiché si chiude sempre con questo aggregato che è identico a quello con cui iniziamo, cioè due maglie altissime, 2 catenelle e altre due maglie altissime tutte nello stesso punto. Alla fine, come vi ho detto, iniziamo e chiudiamo con queste due maglie altissime che ci fanno da bordo. Questa è l'impostazione di base, il giro viene ripetuto sempre uguale, quindi dobbiamo imparare un solo giro. A questo punto non mi resta che farvi vedere come lavorare il primo giro di avvio del lavoro. Abbiamo avviato le 81 maglie iniziali, ora iniziamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle che simulano la prima maglia alta, due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella quinta maglia tornando indietro a fare una maglia altissima e 3, dopodiché ancora filo sull'uncinetto, andiamo a contare 2 maglie non lavorate, una e due che vengono saltate. Nella terza, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo a fare una maglia altissima, ancora due volte il filo sull'uncinetto, nello stesso punto facciamo una seconda maglia altissima, 2 catenelle e ancora nello stesso punto altre due maglie altissime, la prima e la seconda. Una catenella di separazione, contiamo 3 maglie di base, 1, 2 e 3 da non lavorare. Nella quarta andiamo a fare due volte il filo sull'uncinetto, in questa quarta andiamo a fare una maglia altissima, ancora una catenella di separazione, nel punto immediatamente successivo senza saltare nulla
andiamo a fare una maglia altissima di cui chiudiamo solo i primi due punti. Lasciamo 3 punti sull'uncinetto, ancora un punto sull'uncinetto, nel punto successivo andiamo a entrare e a chiudere a 2 tutti i punti. Abbiamo fatto 2 maglie altissime chiuse insieme. Ancora una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base e nella successiva andiamo a fare un'altra maglia altissima ed una catenella di separazione. A questo punto si è chiusa la sequenza iniziale, così come l'ho spiegata quando abbiamo utilizzato il grafico. Ricominciamo da capo, quindi saltiamo una maglia di base perché abbiamo fatto una catenella di separazione, 2 perché dobbiamo distanziare in quanto dobbiamo creare il ventaglio. Nella quarta, in sostanza, andiamo a fare il nostro ventaglio fatto da 2 maglie altissime, quindi ancora 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, 2 catenelle e ancora 2 maglie altissime, una catenella di separazione, saltiamo un punto che non abbiamo lavorato, ancora nel successivo punto facciamo una maglia altissima e una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto senza saltare alcuna maglia di base, entriamo e lavoriamo di una maglia altissima soltanto i primi 2 punti e lasciamo 3 punti sull'uncinetto. Ancora una volta il filo sull'uncinetto, nel punto successivo entriamo e chiudiamo a 2 tutti i punti. Abbiamo così fatto una maglia, anzi 2 maglie altissime chiuse insieme. Ancora una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, una maglia di base non la lavoriamo, nella successiva andiamo a fare una maglia altissima e una catenella di separazione. A questo punto proseguiamo per tutta la sequenza, considerate che già abbiamo fatto 2 moduli, di nuovo iniziando dal ventaglio, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta maglia iniziamo il nostro ventaglio. Una volta eseguito il multiplo per tutta la lunghezza della lavorazione, ci troveremo a lavorare gli ultimi 7 punti, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4 maglie che saltiamo, nella quarta andiamo a fare il nostro ultimo ventaglio fatto da 2 maglie altissime, 2 catenelle e 2 maglie altissime nello stesso punto. 2 volte il filo sull'uncinetto, chiudiamo dopo il ventaglio senza fare alcuna catenella come avevamo fatto all'inizio, saltiamo 1-2 maglie, nella terza andiamo a fare una maglia altissima e ancora nell'ultima, se abbiamo contato bene, nel mio caso sono 81, ci dobbiamo necessariamente trovare l'ultima maglia altissima, quindi chiudiamo con un ventaglio e 2 maglie alte senza catenella di separazione, nello stesso modo in cui avevamo aperto con le 4 catenelle, la maglia altissima, il primo ventaglio, in questo caso anche non c'era la catenella di separazione, mentre negli altri casi lungo la sequenza ce l'abbiamo. Iniziamo ora il secondo giro cambiando colore. In questo caso io utilizzo il corallo, non ho tagliato il filo iniziale perché poi dopo lo riprenderò. Nel caso in cui invece abbiate difficoltà perché si arrotolano, i fili li potete tagliare e creare dei nodini di sicurezza. Iniziamo facendo 4 catenelle. Giriamo il lavoro e in corrispondenza della seconda maglia altissima del giro precedente facciamo un'altra maglia altissima. 2 volte il filo sull'uncinetto, all'interno del ventaglio, del buchino del ventaglio, ricreeremo un altro ventaglio, quindi entriamo al centro, facciamo una maglia altissima, una seconda maglia altissima, sempre entrando al centro di questo ventaglio, 2 catenelle,
e altre due maglie altissime entrando nel centro del ventaglio sottostante. Il secondo giro e i successivi sono tutti uguali. Quindi abbiamo fatto due maglie altissime, un ventaglio, una catenella di separazione, andiamo sopra la maglia altissima del giro precedente e ne facciamo un'altra, quindi due volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia altissima, una catenella di separazione, due volte il filo sull'uncinetto, entriamo in questo buchino che viene prima della maglia altissima chiusa insieme. In questo buchino creiamo una maglia altissima di cui chiudiamo solo i primi due punti, lasciandone tre sull'uncinetto. Filo nuovamente sull'uncinetto, entriamo nel buchino successivo e andiamo a chiudere a due i punti, creando sopra la maglia altissima chiusa insieme, che viene così a triangolino, un'altra maglia altissima, sempre chiusa insieme. Catenella di separazione, due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia altissima sottostante, ne facciamo una sopra, una catenella di separazione, due volte il filo sull'uncinetto, abbiamo raggiunto un nuovo ventaglio e anche in questo caso ripetiamo la nostra sequenza. Due maglie altissime sempre al centro del buchino del triangolo del ventaglio sottostante, due catenelle di separazione e altre due maglie altissime. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto per due volte, arriviamo ora sopra la maglia altissima successiva, ne facciamo un'altra proprio sopra con una catenella di separazione. Ora due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel buco sottostante e chiudiamo una sola volta il punto. Ancora di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nel buchino successivo e chiudiamo a due per creare le nostre due maglie altissime chiuse insieme, ovvero questo nostro triangolino. Una catenella di separazione, due volte il filo sull'uncinetto e andiamo sulla maglia altissima sottostante a farne un'altra identica. Abbiamo finito la nostra seconda sequenza, quindi ancora una catenella, due volte il filo sull'uncinetto, ripetiamo il nostro ventaglio. Ricordo che il ventaglio è fatto da due maglie altissime, due catenelle, due maglie altissime nel buco sottostante, nel ventaglio sottostante, una catenella di separazione, arriviamo alla maglia altissima sottostante, la ripetiamo uguale, ancora due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nel buchino successivo a iniziare le nostre due maglie altissime chiuse insieme, che vi faccio rivedere, anzi prima di fare la maglia altissima chiusa insieme, una catenella, dopodiché le maglie altissime chiuse insieme, una catenella di separazione, maglia altissima e andiamo avanti così fino ad esaurire tutti i nostri ventagli e tutte le nostre sequenze. Ho eseguito l'ultimo ventaglio, mi rimangono le ultime due maglie altissime da lavorare. Senza eseguire alcuna catenella di separazione mi vado a incolonnare esattamente sopra, finendo il giro sempre con due maglie altissime. L'ultima maglia la prendo nella quarta catenella di avvio del giro precedente. In questo caso ho terminato il secondo giro. Vedete, si inizia a delineare il lavoro, che è anche molto bello cromaticamente. Posso continuare cambiando colore con il modo in cui vi ho spiegato. Tutti i giri successivi saranno identici al secondo giro. Io lavorerò per raggiungere i 30 cm che mi sono prefissata per arrivare sotto al giro manica, 18 giri, dopodiché riprenderemo la spiegazione per farvi vedere come eseguire lo scollo e avviare un pochino, ridurre un pochino per il giro manica. Abbiamo eseguito i 18 giri che ci eravamo prefissati, io da un lato ho già realizzato una spalla. Partendo al centro dallo scollo abbiamo mano a mano ridotto il numero di maglie lavorate fino ad arrivare qui sulla spalla. C'è un po' di incavo
per il giro manica, eccolo, e qui abbiamo lo scollo a V sul davanti. Ho preparato un piccolo schema che vi può aiutare a realizzare con facilità queste riduzioni. Quindi partendo dal giro intero, che è questo qui centrale intero che abbiamo, vedete, con il grigio, è questo che io ho chiamato numero 0, si sale mano a mano fino a raggiungere la spalla, riducendo sempre. Vi consiglio di fare uno screenshot, un fermo immagine, per copiare o comunque seguire questo schema con molta facilità. In ogni caso vi faccio ora vedere come si lavora partendo dal giro manica fino al centro per un paio di giri, in modo tale che vi possiate rendere conto anche di come si lavorano le riduzioni. Seguendo lo schema, partiamo da questo punto, quindi saltando le due maglie altissime iniziali e metà della V, facendo 6 catenelle e lavorando solo 2 maglie altissime, sempre al centro della prima V. Quindi dall'angolo iniziale, per dare continuità, lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, e 6 catenelle. Ora direttamente due volte il filo sull'uncinetto andiamo al centro della V sottostante, dove lavoriamo 2 maglie altissime. Naturalmente il giro prosegue normalmente fino al raggiungimento del centro dello scollo, che è esattamente in questo punto al centro della V, che delimita esattamente al centro la nostra canotta. Al centro di questa V faremo solo 2 maglie altissime, quindi proseguiamo seguendo il normale schema che abbiamo già sotto e arriviamo al centro lavorando le 2 maglie altissime. Siamo arrivati al centro dove inizia l'altro lato, quindi lavoriamo le nostre 2 maglie altissime e in questo modo concludiamo questo giro iniziale dello scollo. Secondo lo schema siamo esattamente in questo punto. Ora dobbiamo iniziare il secondo giro facendo 5 catenelle e una maglia altissima per iniziare. Finita la maglia altissima, la seconda, attacchiamo con il nuovo colore. Chiudiamo direttamente il punto con il nuovo colore in modo che parta in modo, ecco, più ordinato. 5 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia altissima sopra la maglia altissima sottostante. A questo punto ripetiamo esattamente quello che già abbiamo sotto fino al raggiungimento dello scollo. Siamo arrivati alla fine in questo punto, vedete, abbiamo la sequenza della V e poi la sequenza completa di maglia altissima, maglia rovesciata e maglia altissima. Dobbiamo chiudere, guardate, facendo una catenella e una maglia altissima nell'incavo qui dove abbiamo le catenelle. In questo modo si crea una diminuzione che dà il senso di continuità e non di stacco. Riprendiamo facendo 5 catenelle e andiamo direttamente a fare la maglia alta chiusa insieme. Chiudiamo il giro direttamente con il nuovo colore e lavoriamo 5 catenelle. Giriamo il lavoro e, come ci dice lo schema, andiamo direttamente a lavorare le maglie alte chiuse insieme. Proseguiamo normalmente, siamo dal lato del giro manica, fino a raggiungere la parte invece dello scollo centrale. Vedete, qui abbiamo la sequenza, noi siamo qui, chiuderemo dopo le maglie alte chiuse insieme facendo una catenella ed una maglia altissima e poi proseguiamo. Il sistema ormai l'abbiamo capito, facendo queste riduzioni in modo tale da stringere la spalla. Lo schema da un lato, ecco qua, focalizziamo invece il risultato lavorato con i nostri colori
ad uncinetto. E voilà, ecco la nostra canotta terminata. Alla fine ho semplicemente circondato lo scollo di 3 giri a punto basso, avendo l'accortezza qui al centro di fare per 2 giri delle maglie basse chiuse insieme, cioè 2 maglie basse chiuse insieme, 2 maglie basse chiuse insieme, mentre il terzo giro è semplicemente un giro di maglie basse. La stessa cosa ho fatto per quanto riguarda il giro manica, facendo questi 3 giri a maglie basse. Sul laterale ho preferito, visto che abbiamo tanti colori che corrono lungo il fianco, ho preferito lavorare all'esterno, quindi facendo un giro a maglie basse lungo il contorno sul lato esterno, quindi ho lavorato sul dritto in modo tale che questo cordoncino fosse volontariamente visibile. A questo punto questo tutorial facilissimo ma veramente particolare ed unico è terminato. Non ci resta che salutarci e io mi auguro come al solito che il lavoro vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri progetti. Se così è, ricordatevi di sostenerci con un mi piace e se vorrete continuare a seguirci anche per i prossimi lavori che pubblicheremo, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella.